Dall'11 al 13 maggio Gardone Valtrompia ha ospitato la terza mostra provinciale dei trofei. Ne parliamo con Massimo Tanfoglio, presidente dell'Associazione Operatori Faunistici Venatori della provincia di Brescia. Una bella iniziativa, Massimo. Sì, un'iniziativa che, come è stato detto, è per la terza volta che viene effettuata. È una mostra che noi chiamiamo itinerante perché è organizzata dalla provincia di Brescia, ma ogni anno cambia sede e viene ospitata dai vari comprensori alpini che ci sono nella provincia di Brescia. Il primo è toccato a Edolo, il secondo all'Alto Garda, quest'anno abbiamo ospitato noi questa mostra. La mostra ha un significato particolare perché dà la misura di quelli che sono i prelievi che si effettuano per quanto riguarda gli ungulati nella stagione venatoria e dà un quadro chiaro di quella che è la consistenza faunistica nella provincia di Brescia. Questo è il secondo incontro che facciamo con la vostra associazione e quindi vale la pena un po' ripercorrere quelli che sono i temi a voi cari? Sì, sicuramente, come abbiamo già detto nella prima trasmissione, la nostra associazione cura principalmente quella che è l'aspetto che riguarda gli ungulati nella provincia di Brescia, non dimenticando però tutta quella che è la fauna alpina, quindi in particolar modo coturnici, galli, galli cedroni, galli forcelli, e quindi cerchiamo di fare in modo di monitorare quella che è la situazione della fauna stanziale nella provincia di Brescia. E solo attraverso questi appuntamenti si può avere la misura di quelle che sono le presenze nel territorio della provincia di Brescia. Sicuramente i numeri degli abbattimenti, i numeri dei prelievi che si fanno nella stagione venatoria sono abbastanza limitati, questo dovuto principalmente alla negativa situazione in cui ci troviamo in provincia di Brescia. Se paragoniamo le presenze e quindi i relativi abbattimenti che si effettuano sugli ungulati nella provincia di Brescia paragonati a realtà vicine a noi come quella del Trentino, come quella del Bergamasco, ci troviamo a essere fortemente penalizzati. Tanto per dare una misura, una quantità di quella che è la differenza fra noi e queste zone limitrofe, basti pensare che una zona come Tione, che è vicina al nostro confine settentrionale della provincia di Brescia, ha 10 volte il numero di prelievi che si effettuano in tutta la provincia di Brescia. La vostra, pur essendo un'associazione ambientalista, è un'associazione che pratica l'attività venatoria? Sicuramente. Come ho detto prima e come abbiamo già detto nel primo incontro, la nostra associazione è nata appunto per fare in modo che l'attenzione, diciamo, non voglio dire la classe politica, ma in ogni caso delle istituzioni, sia centrata anche su quello che è il mondo degli ungulati, perché fino ad ora totalmente dimenticato. Questa tipologia di fauna ha avuto un incremento notevole in questi ultimi anni, quindi anche c'è un avvicinamento di cacciatori a questa nuova forma di caccia. Purtroppo, essendo una nuova forma di caccia, sconta quelle che sono le problematiche che seguono. Stiamo parlando di caccia di selezione? Parliamo di caccia di selezione, in particolar modo una caccia che non è ancora stata regolamentata nella maniera e nella misura giusta, semplicemente perché è una forma di caccia particolarmente nuova nelle nostre zone. Vogliamo un attimo chiarire proprio questo aspetto, la caccia di selezione che cosa è? Caccia di selezione. E che cosa si prefigge di fare? La caccia di selezione è una caccia che si basa su un censimento della popolazione residente all'interno di un comprensorio alpino all'interno della provincia, sulla base di qua si fanno dei prelievi mirati, quindi sulla base della consistenza si fanno dei prelievi. Le famiglie di ungulati vengono monitorate durante l'anno, sulla base di questi censimenti si può avere una idea della consistenza delle varie specie presenti sul territorio e quindi si fa un prelievo che è in percentuale rispetto a quello che è il censito. Cosa vuol dire? Che la caccia di selezione preleva solo ed esclusivamente quello che è l'interesse che viene maturato durante l'anno da una popolazione di ungulati.
Faccio un esempio, se c'è un incremento al 10% sui caprioli, il prelievo non sarà mai superiore a questo 10%, molte volte molto inferiore, per far sì che la popolazione arrivi a una determinata densità. Quindi c'è proprio un controllo sulla fauna? C'è un controllo sulla fauna, un controllo su quella che è, diciamo, la presenza di ungulati all'interno del territorio, monitorandola nell'arco dell'anno e nell'arco degli anni, si vede se questi ungulati crescono e crescono in maniera soddisfacente o meno. Tra le attività della vostra associazione vi è anche quella di organizzare manifestazioni cinofile, gare cinofile con cani da traccia, come quella che era in programma proprio nei 3 giorni della mostra. Sì, noi abbiamo un'associazione all'ATER che fa queste iniziative. Proprio oggi c'è una gara per cani da traccia. I cani da traccia sono una parte essenziale per la caccia agli ungulati, perché una volta che l'animale è ferito si deve avere la possibilità di recuperarlo. Questi cani sono appunto addestrati in maniera molto, molto buona per far sì che una volta l'animale ferito si possa recuperare in breve tempo, perché è una cosa abbastanza disdicevole, se così vogliamo dire, ferire un animale e poi non avere la possibilità di recuperarlo. Quali sono i cani che impiegate per la ricerca da traccia? Normalmente sono due razze di cani, che sono i bavaresi e gli hannoveriani, che sono cani destinati esclusivamente a questa tipologia, diciamo, non di caccia ma di recupero. A questo punto ringrazio Massimo Tanfoglio, presidente dell'Associazione Operatori Faunistici Venatori della provincia di Brescia, e ci rivedremo con tutte le loro iniziative nel seguito della prossima stagione venatoria.